saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci che si intitola La drammaturgia occidentale, scrivere per il teatro dall'antichità a oggi, a cura di Luigi Allegri, che noi abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ci parli di questo volume. Quindi, come mia abitudine, io lascio subito a lei la parola. Così ci racconta un po' cosa c'è di bello in questo libro. Prego, a lei. Grazie e grazie dell'invito naturalmente. Questo libro intanto è un libro pensato soprattutto per la didattica universitaria, quindi è un libro che deve servire soprattutto agli studenti universitari, ma che ha anche una sua leggibilità, credo, per un pubblico colto e interessato al teatro. L'impostazione di questo libro è, come dire, tiene conto degli sviluppi degli studi sul teatro degli ultimi decenni. Allora, per fare un po' di storia, fino a 50 anni fa, o 60, studiare il teatro voleva dire soprattutto studiare i testi teatrali, studiare la drammaturgia, studiare Shakespeare, Pirandello, Goldoni, Eschilo. Nelle università italiane, poi intorno agli anni 60 del secolo scorso, hanno cominciato a essere istituite le cattedre di storia del teatro e dello spettacolo. Gli storici del teatro hanno sentito immediatamente la necessità di ritagliare, di identificare e poi anche di difendere il proprio campo di studi. Allora, lo storico del teatro non è uno storico della letteratura teatrale, o almeno non dovrebbe essere questo. Il teatro è un fenomeno complesso, naturalmente, anzi, il teatro è prima di tutto l'azione, è prima di tutto quello che avviene sul palcoscenico, è prima di tutto l'interazione tra l'attore e lo spettatore. Il teatro, il nucleo del teatro è quello. Il teatro, una definizione minimale di teatro è occupazione di uno spazio con un'azione in un tempo determinato. Quindi nella nozione minimale di teatro il testo non c'è neanche, non c'è proprio, perché si può dare tranquillamente teatro senza un testo predefinito. In realtà la storiografia ci ha sempre portato verso un'analisi del testo drammaturgico, perché il senso del teatro si pensava che fosse racchiuso nel testo. D'altro canto, la nostra cultura è una cultura basata sulla scrittura, almeno da un determinato momento in poi. E quindi è la scrittura, è il logos che ha il predominio culturale ed è nel logos che si racchiude l'identità, il senso di un'operazione. Questa è la storia. A un certo punto gli storici del teatro hanno cominciato a dire: no, non occupiamoci più di letteratura teatrale, di testi, occupiamoci di spettacolo, quindi occupiamoci di scenografia, di attori, di performance, di struttura dello spazio scenico, di sociologia, dello spettacolo, cioè cerchiamo di identificare un nostro campo di studi che sia diverso da quello degli studi letterari. E per cui c'è stata una lunga stagione che andava in questo senso. Da un certo momento in poi, abbastanza recentemente, gli storici del teatro hanno cominciato a dire: no, però mica possiamo lasciare la drammaturgia teatrale ai letterati, la drammaturgia teatrale appartiene a noi, fa parte del nostro specifico. E allora hanno cominciato a recuperare, la storia della drammaturgia, però attenzione, con un accento molto diverso. Perché uno storico della letteratura, un letterato, legge il testo teatrale appunto come se fosse letteratura,
attento appunto alla forma letteraria, all'uso delle parole, a quello che si fa normalmente quando si analizza un testo letterario. Lo storico del teatro no. Lo storico del teatro sa che la drammaturgia non è altro che un progetto di spettacolo. La drammaturgia non è un testo in sé, anche se poi esistono dei testi teatrali che si possono solo leggere, ma in realtà la drammaturgia è un progetto di spettacolo, è una specie di prescrittura di uno spettacolo. Il fine è lo spettacolo, è l'evento teatrale. Quindi analizzare un testo teatrale vuol dire analizzare quel testo anche dal punto di vista letterario, ma soprattutto tenendo conto della tipologia di spettacolo che poi andrà a costruire. Perché ogni cultura, ogni epoca, ogni società ha una propria idea di teatro. L'idea di teatro dei greci non è quella degli elisabettiani, non è quella del teatro rinascimentale italiano, men che meno è quella del teatro contemporaneo. Ogni cultura ha una sua idea di teatro che comporta una struttura dello spazio, una serie di convenzioni teatrali, una tipologia di recitazione, una prossemica, una tipologia di rapporto col pubblico, che sono tutte molto diverse, e tutte queste dimensioni entrano di necessità dentro al testo. Tu non puoi analizzare un testo senza tener conto che queste connotazioni, che non gli appartengono ma apparteranno poi allo spettacolo, di fatto determinano anche le caratteristiche del testo. Ecco, lo storico del teatro fa questo. Questo libro è pensato in questa maniera. È una storia della drammaturgia occidentale, perché insomma quella orientale sarebbe stata un po', o comunque non occidentale, sarebbe stata un pochino complicata, quindi dalla Grecia al contemporaneo, con questa caratteristica. I testi sono analizzati, ma non tanto i testi, la filosofia che costruisce i testi, cioè l'idea di teatro che c'è in quella società e che quindi imprime determinate caratteristiche sui testi. Quindi tutto dal teatro greco a quello romano, la teatralità medievale, su cui magari diremo due cose, il Rinascimento, poi il momento del Seicento, che è un momento fondamentale nella storia del teatro, perché è il momento in cui il teatro si deletteralizza. Se noi guardiamo le varie società dello spettacolo del fine 500-600 in Spagna, in Inghilterra, meno in Italia e in Francia, ma insomma in Europa, vediamo che in Italia un pochino dopo, vediamo che il teatro diventa a mercato. Cioè non c'è più il teatro di corte, per esempio, che c'era nel 500, il teatro è diventato un teatro pubblico, quindi il suo principale scopo è quello di accontentare il pubblico, perché è a mercato. Se io faccio uno spettacolo, se il pubblico lo apprezza, viene, paga il biglietto, io ci guadagno; se non accontento il pubblico, ci perdo. A quel punto, come dire, la letterarietà del teatro diventa molto meno importante. Quello che diventa importante è costruire delle operazioni spettacolari che hanno un testo a monte, ma come dire, che entrano in una visione del teatro molto più complicata. Ma questo è molto interessante, perché in quell'epoca ci sono proprio alcuni dei drammaturghi più importanti della storia. C'è Shakespeare in Inghilterra, c'è Molière in Francia, c'è Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega in Spagna. Ci sono
E poi un pochino più avanti in Italia c'è Goldoni. Ci sono delle tipologie di spettacoli di drammaturgia che sono rimaste fondamentali, che hanno una loro letterarietà, ma che non si esauriscono in questa letterarietà. Pensate a Shakespeare. Shakespeare è un grande drammaturgo, ma è anche un grande letterato, è un grande poeta. Però curiosamente, quando lui scrive i poemetti o le poesie, li pubblica perché si sente letterato. Quando scrive i copioni per gli spettacoli, perché per lui sono dei copioni, non sono delle opere letterarie, non li pubblica. Perché sono dei, appunto, dei progetti di spettacolo che man mano cambia, che cambia man mano che va avanti. Tutti ricordiamo il film, no? Shakespeare in Love, dove lo spettacolo si costruisce poco alla volta. Lo stesso Molière, lo stesso. Tutti i drammaturghi dell'età elisabettiana, insomma, Marlowe, Kyd e quant'altro, tutti i drammaturghi spagnoli di quell'epoca. È interessante questo, perché davvero quello è il momento di svolta. Tra 5 e 600 c'è un momento fondamentale, perché da un lato c'è una poetica classicista. In Italia nel 500, in Francia nel 600, Racine, Molière, in Italia tutta la drammaturgia rinascimentale, Machiavelli, Ariosto e tutti quelli che studiamo a scuola, che tentano di riprendere le forme della drammaturgia classica. E quindi copiano in qualche modo Plauto, Terenzio, oppure la drammaturgia, la tragedia greca e quant'altro. Dall'altro lato invece c'è un altro tipo di drammaturgia, che è la drammaturgia appunto a mercato dei professionisti, perché questi sono dilettanti, eh? Nel Rinascimento ci sono pochi professionisti. C'è la drammaturgia dei professionisti che, come dire, ecco, provate a pensare, un attimo, è un tema che a me personalmente interessa molto, il tema della didascalia. Tutti sappiamo che nei testi teatrali di solito ci sono le parole scritte in tondo, che sono le battute di dialogo tra i personaggi, e quelle scritte in corsivo, che sono le didascalie, che sono, come dire, delle specie di indicazioni dell'autore per la futura messa in scena. Spiegano com'è la scenografia, dicono come si deve comportare un attore, dicono come deve essere pronunciata una determinata battuta, che so, con ironia oppure con rabbia, eccetera. Spiegano i movimenti. È un tentativo di prescrivere la messa in scena. Ecco bene, tutti questi autori di cui abbiamo parlato, tutti i grandi autori della storia della drammaturgia, dai greci, Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Menandro, i latini, Plauto, Terenzio, Shakespeare, il teatro elisabettiano, Molière, Calderone, tutti gli spagnoli, eccetera. Tutti questi autori non scrivono didascalie, o scrivono didascalie puramente minimali. Quando ci sono le didascalie nei testi che leggiamo, sono delle aggiunte degli editori successivi, solitamente. Ma perché? Ma perché loro stessi erano metteur en scène. Non li possiamo chiamare registi, perché il regista nasce solo nell'Ottocento, erano incaricati della messa in scena e quindi non avevano bisogno di scrivere come dovevano essere gli attori, come si dovevano muovere, con che tonalità dovevano pronunciare quella battuta, perché c'erano loro lì a farlo. La didascalia comincia a esserci
quando si staccano le due professionalità di drammaturgo e di metteur en scène, diciamo intorno alla metà del Settecento. Goldoni è uno dei primi che comincia a scrivere delle didascalie abbastanza corpose. Perché? Perché sa che alcuni testi li metteva in scena lui, ma poi sa che molti, e ormai era arrivato il professionismo degli imprenditori, molti testi sarebbero stati messi nelle mani di allestitori che lui manco conosceva, e quindi doveva cercare di salvaguardare un po' il mondo culturale che aveva messo dentro alla sua opera e quindi dare qualche indicazione di messa in scena. Poi la didascalia esplode nell'Ottocento con il teatro romantico, nel teatro borghese di fine Ottocento, nel teatro contemporaneo, anche perché lì ormai la frattura si è espressa in maniera eclatante. Il drammaturgo scrive, pubblica il suo testo e lo mette nel mondo, poi lo prende un regista che sta a 1000 chilometri di distanza e ne fa un'opera teatrale e che quindi la mette in scena, magari modificando anche le didascalie che aveva scritto il drammaturgo. Ecco, tutte queste cose dentro questo libro ci sono. Ci sono perché è necessario leggere i testi anche con queste informazioni, altrimenti ricadiamo sotto una lettura puramente letteraria. Avevo detto che forse bisognava dire qualcosa sul teatro medievale. Il teatro medievale secondo me non esiste, perché la cultura cristiana, quando arriva a essere la cultura dominante, è ferocemente contro il teatro, per una serie di ragioni che insomma è difficile spiegare in questa sede. È ferocemente contro il teatro. Ci sono i primi scrittori intorno tra fine secondo e terzo secolo, Tertulliano soprattutto, ma poi tutti gli altri, che sono fino a Sant'Agostino, no? Sono tutti contro il teatro. Quindi è difficile immaginare che se c'è una cultura dominante di questo tipo si possa sviluppare il teatro. Ma nonostante questo, il teatro ha una forza di affermazione molto forte. A me piace parlare di teatralità medievale, nel senso che ci sono le cerimonie religiose, anche civili, anche profane peraltro, cerimonie religiose del Medioevo che poco alla volta si spettacolarizzano. La cerimonia di per sé ha delle partiture gestuali e verbali abbastanza rigide, insomma in qualche modo prescrive delle cose che devono essere dette, delle cose che devono essere fatte, e quindi in qualche modo siamo già vicini all'impostazione del teatro, occupare uno spazio con un'azione. E quindi da lì comincia a nascere qualche cosa che per la cultura medievale del tempo è una cerimonia, ma che noi, guardandola con gli strumenti culturali nostri, possiamo vedere anche come espressione di teatralità, di dimensione di teatralità. Poi questa teatralità si solidifica e rinasce anche la drammaturgia, anche al Medioevo, Adam de la Halle per esempio, eccetera, finché poi arriva la frattura dell'umanesimo, del Rinascimento, con il recupero della classicità, e quindi quel tipo di teatro in qualche modo muore o resta sotterraneo, è un fiume carsico, soprattutto la teatralità profana che sta sotto e poi riemerge coi buffoni, coi giullari, con il teatro di strada, eccetera, poi andrà a fecondare la commedia dell'arte nella seconda metà del Cinquecento e nel Seicento. I fenomeni della teatralità sono fenomeni strani, perché il teatro è la più sociale delle arti,
oppure, se vogliamo, è la più esteticamente rilevante delle attività sociali e quindi ha a che fare con la vita delle persone, impregna proprio la vita delle persone e quindi molte cose che a un certo punto non sono più alla pace, non sono più alla moda, non fanno più parte della cultura mainstream, come dire, si inabissano, diventano dei fiumi carsici, pronti poi a ritornare in luce, magari un paio di secoli dopo. Ce ne sono parecchi di situazioni di questo tipo. Questa della drammaturgia rinascimentale è la prima frattura che si crea, ma come abbiamo visto, anche quella sostanzialmente a vita breve. Perché poi la realtà dominante è quella del teatro professionistico, del teatro di cui parlavamo prima, Shakespeare, Molière e gli spagnoli, perché è quello che poi sopravvive. E va avanti, non ci sono altre fratture fino agli inizi del Novecento con le avanguardie, le cosiddette avanguardie storiche. C'è un punto di. Il teatro arriva ad un punto massimo di rappresentazione della realtà, che è il naturalismo, fino all'Ottocento. Tutto questo legato anche alla società, perché è la borghesia che vuole un determinato tipo di teatro per rappresentare se stessa e i propri valori. I valori della borghesia sono diversi dai valori dell'aristocrazia che aveva informato invece il teatro classicista, aveva informato il teatro 5-600. Sono diversi anche dalla, come dire, dalla borghesia impregnata anche di aristocrazia che ha costruito il teatro romantico nella prima metà dell'Ottocento. La borghesia della seconda metà dell'Ottocento è una borghesia che deve essere rassicurata, che deve solidificare il proprio predominio, deve in qualche modo esprimere i propri valori che sono molto diversi. Non c'è avventura nella drammaturgia naturalista, borghese, come invece c'era nel teatro romantico. Ecco, quello è il punto massimo in cui il teatro rappresenta la società in maniera il più trasparente possibile, no? È l'idea di teatro che abbiamo ancora noi oggi a livello elementare. Cioè, noi pensiamo che il teatro sia una copia della vita, l'attore deve essere il più naturale possibile. Se vediamo che recita, diciamo, ma quello è un cane, guarda, si vede lontano un miglio che sta recitando, che è una contraddizione in termini, perché l'attore di mestiere recita. Ecco, ma per questo viene dal recupero, insomma, noi siamo ancora figli di quella società, insomma, di quella stagione naturalista di fine 800, prima del 900. Finché arriva la crisi, ma perché arriva la crisi della società? Perché è la borghesia che è in crisi, entrano in crisi anche i sistemi di rappresentazione. E quindi prima già il simbolismo comincia a disgregare questa unitarietà e questa credibilità del teatro. Poi arrivano le avanguardie storiche, futurismo, dadaismo, surrealismo, espressionismo, eccetera. Ognuno con una sua caratteristica, che distruggono, cioè proprio sminuzzano questa idea del teatro tradizionale e aprono a nuove strade. Anche l'idea, anche le avanguardie storiche, in realtà poi durano un paio di decenni e poi muoiono e poi insomma si esauriscono. Ma il teatro contemporaneo non potrà più essere il teatro che c'era stato prima. Cioè quella frattura in qualche modo ha segnato in profondo la drammaturgia e quindi il teatro contemporaneo, ci sono casi appunto naturalmente di recupero di una drammaturgia
corretta, la pièce bien faite, no? Come si diceva nell'Ottocento, ma insomma nella gran parte il teatro contemporaneo tiene conto di quella disgregazione del linguaggio e i linguaggi contemporanei sono molto diversi. Per esempio, nel linguaggio contemporaneo è molto forte il meccanismo del metateatro. Sembra che il drammaturgo contemporaneo, più che dirti delle cose, si preoccupi di come dirlo, si preoccupi di studiare il proprio linguaggio più che l'oggetto del proprio linguaggio. Naturalmente non tutti, ma insomma questa è una dimensione molto forte, pensate a Pirandello, voglio dire, ma tantissimi altri. Oggi siamo in quella dimensione lì. Oggi provate a pensare all'ultimo Nobel per la letteratura, che è Jon Fosse, che è un norvegese, drammaturgo. Adesso scrive prevalentemente romanzi, ma all'inizio ha cominciato come drammaturgo, che scrive dei testi per me molto interessanti, ma sono testi senza punteggiatura, senza scansioni, con le sovrapposizioni di tempi, il passato, il presente, il futuro, tutti con presente. Cioè, è chiaro che siamo in una dimensione molto diversa da quella della drammaturgia Professore, classica. Sì. io devo fermarla perché siamo andati molto più lunghi di quanto avevamo Mi immaginato. spiace. No, beh, ma si capisce tutto l'entusiasmo che la contraddistingue nel trattare questo argomento, che è un argomento decisamente complesso, ma io credo che il modo migliore per sciogliere tutti i nodi di questa storia sia quello di correre a comprare il libro in libreria. Quindi, co come mia abitudine, io ricordo il titolo che è La drammaturgia occidentale, scrivere per il teatro dall'antichità a oggi, appena pubblicato da Carocci, a cura di Luigi Allegri, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite e che ce ne ha parlato in maniera così partecipata. La ringrazio davvero tanto per aver accettato il nostro invito Grazie a lei. e ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate, oltre a questa, tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e a presto.